Questo fine settimana sarà da vivere tutto sotto rete. Da venerdì a Sondrio torna alla ribalta uno degli eventi sportivi più longevi, il Volley Open, il torneo internazionale di pallavolo femminile dedicato alle categorie giovanili, organizzato dalla PGS Auxilium, che anche quest'anno porterà in piazza Garibaldi compagini provenienti non solo dalla provincia, come conferma il direttore tecnico della società, Cesare Salerno. Come sempre, perché ormai è una tradizione, più di 250 atlete ci raggiungeranno a Sondrio. Abbiamo il piacere di ospitare ben 3 compagini straniere, 2 dalla Croazia e 1 dalla Slovacchia, e perciò l'occasione per conoscere nuove ragazze, per misurarsi sotto rete e per creare anche un'occasione di scontro sul terreno di gioco, ma di incontro fuori dal campo sicuramente ci sarà. Alle sue parole hanno fatto eco quelle del presidente della società Michele Rigamonti, che ha sottolineato l'importanza aggregativa e turistica di questi eventi, capaci di attirare società e famiglie nella nostra valle. Ricco il programma di questa 27ª edizione, che avrà il suo gran finale domenica pomeriggio a partire dalle 14 presso il Palascieghi. Partiremo addirittura dal venerdì pomeriggio, perché saranno ben 18 le squadre suddivise in 3 categorie che daranno vita alla manifestazione. Un torneo l'abbiamo riservato all'Under 13 e 14 con il trofeo Memorial Garibaldi Gianolo in palio. Nell'Under 16 il trofeo MB Engineering verrà conteso da 3 formazioni, e nell'Under 18 il trofeo Credito Valtellinese è 4 squadre che tenteranno di portarsi a casa il titolo. Lo scorso anno era stata proprio la PGS Auxilium a fare la parte del leone, mettendosi in bacheca tutti e 3 i trofei, e anche quest'anno le formazioni di casa cercheranno di non deludere il proprio pubblico. Lo spettacolo e il divertimento sono garantiti. Per chi volesse saperne di più, la società ha appena inaugurato il sito dedicato alla manifestazione www.volleyopensondrio.it.